perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio della Crazy Locca Pokémon Bianco 2. Ragazzi, i fan di vecchia data ricorderanno come finì la Crazy Locca Pokémon Nero 2 di più di un anno fa, e quest'oggi io ragazzi sono qui per vendicare quello scempio. Detto ciò ragazzi, se siete fan di vecchia data lasciate un bel mi piace per il grandissimo ritorno della Crazy Lock, e se non siete diciamo navigati sul mio canale e non sapete che cos'è la Crazy Lock, beh, prima dello starter abbiamo tutto il tempo di questo universo per andare a spiegare la Crazy Lock. Che cos'è la Crazy Lock, ragazzi? In realtà questa challenge è stata poi adottata e chiamata dai vari youtuber americani che ci sono arrivati dopo di me, Extreme. Però ragazzi, la Crazy Lock è sul mio canale più o meno da 2 anni. E in cosa consiste? In una randomizzazione, in una pazzia totale del gioco. Ragazzi, questa Crazy Lock sarà una versione potenziata, perché sarà Extreme Crazy Lock. Questo vuol dire che avremo evoluzioni randomizzate. Sapete che è la caratteristica della serie. Tipi dei Pokémon randomizzati, tipi delle mosse randomizzate, nonché la potenza randomizzata, la precisione randomizzata. Potremmo avere un incendio con potenza 20, come potremmo avere un'azione con potenza 150. Insomma ragazzi, ho creato il devasto. Quindi se quest'idea vi piace, e sono sicuro che andando avanti con la serie vi piacerà, lasciate un bel like, perché potrebbe venire fuori una delle serie più epiche del canale. Non vi so neanche dire quante cose ho randomizzato, perché ne ho randomizzate troppe. Le regole di base ragazzi comunque sono quelle della Nuzlocke, quindi una cattura del percorso. Se ci morirà il Pokémon non sarà più utilizzabile. E penso basta. Che altre regole ci sono nella Nuzlocke? Sì, darò dei soprannomi, ma questo lo faccio di solito. E niente ragazzi, qui siamo qui col nostro rivale, che siccome il nome preimpostato è Tony, l'abbiamo chiamato F perché c'è N nel gioco, quindi non vedo perché non debba esserci anche F. Quindi nulla, abbiamo qua F, Tony F, che è il nostro rivale di questa regione, che lui diciamo c'ha tanti money e lo troveremo sicuramente sopra un magazine prima o poi. Comunque, detta sta stronzata ragazzi, direi di avviarci verso la zona in cui ottenere gli starter. Signori, per chi si ricorda, metto un sondaggio in alto a destra: che leggendario trovammo nella Crazy Lock in Pokémon Nero 2 proprio in questo posto? Vediamo se siete in grado di rispondere. Tra l'altro vi invito anche ovviamente a rispondere alla domanda del giorno, che è diversa dal sondaggio, e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed riguardo a questa serie che sarà epocale, oltre ovviamente a passare dai social. Detto ciò, eccoci qua, a distanza di più di un anno siamo tornati sul belvedere di Alisiopoli. Non vi sto ovviamente a spiegare che tipo di gioco siano Bianco 2 e Nero 2, sono i migliori giochi dell'intero brand Pokémon. Vi basti questo, ovviamente questa è una mia opinione, ma a dettagli. Ok, abbiamo ragazzi la scassa coglioni per eccellenza, bel, perfetto. Un odio intrinseco per questa signorina qua, dalla quinta generazione in poi. Meno male che non l'hanno più fatta tornare in posti strani. Detto ciò, gli starter. Nella scorsa Crazy Lock abbiamo trovato un leggendario coi controcazzi. Vediamo chi ci capita adesso. Vediamo se sono allo stesso livello. Ok. Ok. Non è un leggendario, ma è comunque una divinità. Andiamo su quello che dovrebbe essere Snivy. Come vedete, ragazzi, Omastar viene denominato di tipo acciaio. Sì. Drapion, di tipo roccia. Ok. Drapion sarebbe un ritorno da Insurgence. Attenzione. Drapion, Omastar e l'ultimo è un cancro, perfetto, Nuzleaf. Allora, ok, starter comunque più o meno buoni. Io andrei su Drapion. Vi spiego. Allora, Omastar mi fa cagare sinceramente, nonostante sia una divinità ancestrale, ma mi fa schifo. PSC, sono in pigiama. Nuzleaf è un po' meh, nel senso che non so quanto possa essere forte e dovrei trovare una pietra foglia per evolverlo, quindi potrebbe essere un delirio per tutta la serie.
Quindi ragazzi, io andrei così a mani basse con Drapion. È un ottimo Pokémon, vediamo che cosa riuscirà a darci. Lo starter della scorsa Crazy Lock è andato un pochino meglio, però non disperiamo. Drapion, perfetto, vediamo se mi fa dare subito il soprannome, sì. E ragazzi, spero anche che vi piaccia la sidebar. Il soprannome, prendendolo da Insurgence, visto che ho detto che l'abbiamo ottenuto anche in quella serie, sarà Change, ragazzi, il buon Change che ci è schiattato, non ricordo nemmeno bene dove. Potrebbe essere in uno degli ultimi, in uno degli ultimissimi episodi, comunque, sono abbastanza convinto. Change è proprio un bel soprannome, ovviamente per Wind of Change degli Scorpions. Che qua fa quei collegamenti bellissimi, raga, siamo avantissimo. E dopo il Pokémon è con te il Pokédex. Raga, che bella sensazione non avere il Rotom Dex tra i coglioni. Che bello. Guarda che bello, un Pokédex normale, non ha vita. Oh, che bello. Comunque adesso ci sarà l'avversario, ossia il buon F. Quando pensi di farmi aspettare? Tranquillizzati però. Quindi qual è il tuo primo Pokémon? Bene. Come ti ha già detto la mia sorellina, cerca di prendertene cura come si deve. E cos'altro porti lì? E Bella arriva che gli dirà, è un Pokédex, e lui gliene ciula uno sicuramente. Se non ricordo male dovrebbe essere così. Comunque se non sbaglio dovrei aver selezionato la possibilità di far mantenere al rivale lo stesso starter per tutto il viaggio. Quindi caro mio Tony F, adesso raga, se c'è tipo un Pokémon tipo Scrafty mi metto a ridere come un deficiente, ve lo giuro. Tra l'altro ho randomizzato anche le classi allenatori, quindi questo qui potrebbe pure essere uno scopri rovine il nostro rivale. Per quanto ne sappiamo, direi di affrontarlo, di togliere il velocizzatore. Eccolo qua. Let's see how good a trainer you are. Let's get it! Ah, ok, perfetto, è vero che lui c'ha il Pokémon allenato dall'uovo. Creepy contro F. Attenzione. Io ho paura. E là, perfetto, guarda, iniziamo benissimo sta serie. Oh, ma sta. Ah, ok, perfetto, c'è il suo starter. Iniziamo, guardate, ragazzi, da Dio questa serie è iniziata. Da Dio. Ah, uno. È Light 4. Ok. Prima, però, ragazzi, c'è una cosa importantissima da fare. Info. Roccia acqua. Ok, statistiche sono buone per fortuna. Cecchino, potenzia le mosse che diventano brutti colpi. Non so se ho effettivamente randomizzato le abilità, raga, non lo so, aiuto. Ok, no, è tutto sbagliato, fermi tutti. Ok, pugno spine di tipo spettro. Ci piace. No, cos'è successo a Fango Bomba? A parte il tipo acqua, mi è diventata scarsissima. Può comunque avvelenarlo, sì. Poi abbiamo tuono pugno, che è diventato 55 di potenza, casissimo. Può paralizzarlo, poi abbiamo Piro Lancio. Oh cazzo! Piro Lancio, apri i culi, signori. Allora, Omastar abbiamo visto che è di tipo acciaio, quindi io andrei di Fango Bomba così, out of nowhere proprio. Se... Madonna. Minchia, gli ho fatto. Questa serie non è iniziata benissimo. Madonna, non è iniziata benissimo. Quasi livello 7, abbiamo sconfitto F. Laggo un pochino nelle battaglie, vedrò di abbassare la qualità del gioco. Comunque, per questo episodio, raga, va così. Ho perso. È stata una lotta diversa da quelle con i Pokémon selvatici. Però mi fa piacere sapere che sei un allenatore su cui si può fare affidamento. Anche a me fa piacere che tu sia un trapper su cui si possa fare affidamento, raga. Hashtag il trapper nei commenti. Il rivale trapper. Trapper, Cristo Dio. Mamma mia, raga, se mi sto infognando di sta merda. Ok, perfetto, grazie, Belle. Però non ho bisogno di essere stuprato da lei. Mi sta portando al centro Pokémon. Sì, chissà perché me l'aspettavo. Sì, allora direi che questa parte qua si può bellamente balzare. Quindi, grazie, Belle, per il tuo tutorial bellissimo. Io ho il mio bellissimo Change con Piro Lancio con 105 di potenza, raga, che tipo, madonna, la cattiveria. Ok, perfetto, ci curiamo il Pokémon, non ce n'era bisogno perché mi chiama, ha fatto un perforcorno, ha fallito, se mi prendeva altro che il centro Pokémon, proprio il cimitero doveva mandarmi, ma alla torre Pokémon mi ci trovavate, raga, davvero, venite a trovarmi, sono 5 euro per visitare la tomba di Change. Ok, perfetto, sì, mi piacerebbe comprare delle Pokéball, sai com'è? Che dolce. Sapete, raga, in questo episodio potremmo anche provare a fare una cattura effettivamente, giusto così, per non iniziare il prossimo episodio come dei ritardati. Possiamo provare a farcela sta cattura. Solo che prima ho come l'impressione che ci sia un bel casotto, se non ricordo male. Tipo mia madre che mi corre incontro, suppongo per darmi le scarpe da Non è Snivy, guarda, te lo posso giurare su Dio. Non è Snivy, tutto, ma non uno Snivy, signori. Oh, grazie, le scarpe da corsa. Tu, zio,
Perché laghi? Tu non stavi laggando, io ho fatto i test, non laggavi. Perché mi devi far bestemmiare? Comunque vabbè raga, dopo se ne va il lag. Sorella DF, perfetto raga. Questa è la tua troia che mi conosce bene a quanto pare. Avete capito come andrà a finire sta serie, no? Abbiamo Tony F e Light 4, Elite 4. Immaginatevi una Lega Pokémon dove i Super 4 sono i membri della DPG. E tipo il capo è Sicliuk. Ma che trama? Pokémon Schiere e Pokémon Buffo. Tac, perfetto. Mamma mia. Il Pokédex è un magazine, dicono. E poi tipo al Pokéthon ti danno Sportswear da tutta... Cioè andiamo a fare la cattura, va ragazzi, meglio così. Il lag. Dio. E qua fate voi la rima o l'assonanza, come meglio preferite. Insomma, potete fare tante cose. Ehi tu, Creepy, non puoi proseguire senza Pokémon. Drapion usa fango bomba, seccala sul posto, grazie. Pozione, perfetto. Cazzo sei, Piton, dai, levati dalle balle. Se tu Pokémon è troppo stanco, vai subito al centro Pokémon. Guarda, volentieri, guarda, veramente. Una cosa che non ho mai fatto in Insurgence, della quale mi avete giustamente, cioè, per la quale mi avete bacchettato, giustamente. Però io obiettivamente pensavo che la città fosse vicina, chiedo bene. Non so perché, mi viene in mente quel giorno sul percorso 1. Sì, ah, che bello. Quando è cominciato a fare schifo, a rompermi i coglioni, sì. Non serve una lezione pratica. Non quella lezione pratica. Allora, velocizziamo, sì, sicuramente ci troverò un Purloin nell'erba. Guarda, ci scommetto la vita, raga. Ci trovo un Purloin. Allora, intanto direi che mentre fa il tutorial io posso drinkare allegramente. Vi mancavano le drinkate nei video, Sto facendo un revival incredibile in questa serie. Mi sembra di essere tornato al 2015, quando ancora non avevo la qualità su YouTube. Come se adesso io ce l'abbia, capito? Pokéball, dai, su, forza, entraci per piacere, bel Purloin, ti prego. Tra l'altro ho alzato anche il livello degli allenatori di poco, del 5%, giusto per dare quel brio di cazzo in culo che ci mancava, no? Ok, grazie, perfetto. Adesso mi fai fare la mia cattura, mi fai trovare il mio Arceus GX nell'erba, grazie, sì, ti... Allora, devi dileguarti. Per andare a Venturia, devo oltrepassare la tua faccia di merda. Quindi, se ti levi, hashtag family friendly. Ok. L'ansia è tanta. Occhi chiusi. Oddio, morda. Chi? No. Che poi, no. Io non so neanche il suo tipo. Spada so... Questa serie qua sarà tutta un'ansia, ve lo dico. Ok, non gli ho fatto molto. Paralizzalo? No, eh. Ok, io raga veramente non so che cosa succederà in questa serie, perché subirò mosse di cui non so nulla, come lui mi farà mosse di cui io non saprò nulla. Tipo, ad esempio, legnicorno super efficace. No, grazie. Allora, un attimo. Pokéball, vediamo di tirargliela in testa proprio. Vediamo di prenderlo. Così almeno il Pokémon ce l'ho. Oh, io devo iniziare a bestemmiare dal primo episodio, oppure almeno i primi due episodi. Posso, non dico essere in pace con l'universo, però vivere sarebbe figo. Tra l'altro c'hai delle belle mosse, zio. Poi potrebbero, lasciamo perdere il fatto che potrebbero essere tipo cambiate a merda, però hai delle belle mosse. No, non è una grande idea. Allora, non mi piace sta cosa che impazzisco, fermi. Con molta calma. Certo che finché premo i tasti sbagliati sulla tastiera, difficilmente potrò utilizzare le Pokéball. Comunque, fammi sta cortesia. Arceus. Il catch rate di Arceus. Tra l'altro avrei anche un soprannome carino per lui. Però se tipo non si fa catturare è un problema, raga. Dai, 1, 2. Porca puttana, ma che cazzo di catch rate c'è? Il catch rate di mia suocera che cucina le lasagne, che non la stacchi dalla pentola neanche a pagarla. Fermi, che mi sta shottando. Ah, tu una pozione mi ha dato, giustamente, no? Perché sia mai sganciare i danè, no? Legnicorno, tra un attimo le corna te le fa la tipa, perché la tua droia adesso mi conosce bene. Quindi se puoi gentilmente paralizzarti. Qua, ti chiedo da profondo. From the deep of the heart, I ask you to be paralyzed, please. Fuck yourself. And you should die, please. What the fuck, man?
Paralizz toi, manage. Entraci. Please. Uno. Ma... cioè... sono io che ho qualche impostazione inculata del randomizer che non me ne sono accorto. Ci può stare. Però dovete dirmelo. Oh. Grazie. Era così difficile. Pokémon Gramigna, Spettro Drago, Pokémon Gramigna. Cos'è il Pokémon Gramigna? Vabbè, lo chiamo... che poi, tipo, se si evolve mi cambia tipo. Però io lo chiamo Hawaii. Non Hawaii, scherzavo. Volevo chiamarlo... cazzo sto dicendo? Lo chiamiamo Hippie. Perfetto. Vai, raga, per il prossimo episodio lo troverete allenato. Io a sto punto direi che possiamo anche andare verso Venturi. Anzi, prima, se riusci... vorrei... come... ok, perfetto, non riuscivo più a mettere in pausa, ragazzi. Sì, sono impazzito. Allora, fatemi un attimo controllare sto Pokémon. Spettro Drago, interessante. Che Pokémon di merda. Evita problemi di stato quando c'è il sole. Allora, Legnicorno. Sgomento con 85 di potenza, fantastico. Porco due, quanto è forte sto Pokémon! Cioè, quanto è forte in teoria, perché poi tipo c'è delle statistiche terrificanti. È una natura de merda, però vabbè. Ah, tra l'altro, ragazzi, non so se l'ho fatto, fatemi controllare un attimo, però dovrei anche aver fatto una piccola puttanata. Sì, ho cambiato pure il fisico e lo speciale. Come vedete, tuono pugno è diventata speciale. Ci possono comunque essere delle mosse speciali, però ho randomizzato anche quello. Voi siete allenatori? No. No, iniziano già a pigliarmi per il culo, io non ci credo. Stanno già iniziando a pigliarmi per il culo. Comunque no, non dovrebbe essere un allenatore. Io non ci voglio credere! Davvero me l'hai randomizzato con Purluan? Perché allora, Skiploom non si trova qua. Siamo... oh, ho randomizzato anche gli strumenti per terra, signori. Sì. No, lo so. Volevo rispondere, ti giuro che volevo rispondere. Sì, volevo, ti giuro. Oh, che bella cosa. Yeah, la felicità. Sai, sto cercando i Pokémon nell'erba alta. Non l'avrei mai detto. Allora, ora dovrebbe suicidarsi Nardo, se non ricordo male. Esattamente. Sei un allenatore, sei pure l'ex campione della regione che adesso è depresso e sta viaggiando per tutto il... sì. Sì, stuprami, grazie, ma amore, ma ti voglio bene. Sì, lo so che il mio Drapion dobbiamo crescere, non è mica colpa mia, cioè nel senso... Venturia, perfetto, allora... direi, ragazzi, di curarci i Pokémon, di concludere qua questo bellissimo episodio. Prima magari parliamo un attimo Nardo, così ce lo leviamo dai coglioni, cioè, obiettivamente anche rotto un po' le balle. Allora, ragazzi, ovviamente per il prossimo episodio vedrò di allenare il buon Hippie. Però è tipo... tipo c'ha delle mosse della madonna, però ha delle statistiche de merda. Ok, comunque ragazzi, io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se siete ancora iscritti. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. Rispondete alla domanda del giorno, premete la campanella, passate dai social per ricevere sempre contenuti esclusivi. E nulla ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.